Sindaco Luigi Lucchi, il Consiglio Comunale ha assunto un'importante delibera riguardante la raccolta dei rifiuti. Abbiamo deciso di continuare il rapporto con la cooperativa sociale Omeo per quello che riguarda la raccolta porta a porta dei rifiuti. È iniziato, come tutti sanno, il 1° marzo, ha dato dei risultati molto positivi, cioè il comune di Berceto sta rispettando dei parametri richiesti dalla provincia a livello regionale, quindi una raccolta differenziata di circa il 50%, quindi un notevole aumento e incremento della raccolta differenziata rispetto agli anni passati. Ma è desiderio di questo comune di caratterizzarsi molto sotto l'aspetto ecologico, per cui il nostro obiettivo è addirittura rifiuti zero. C'è la necessità di avere un rapporto corretto con questa gestione della raccolta dei rifiuti, che tra l'altro sta occupando tutto il personale di Berceto, e mettere a frutto l'esperienza di questi mesi, cioè dal 1° marzo a oggi, per intervenire su quelli che sono gli aspetti critici, per migliorare molto questo servizio e anche per aumentare la raccolta differenziata. Infatti dal 1° gennaio, crediamo di essere l'unico comune di montagna che fa questo, ci sarà la raccolta differenziata anche della cenere, quello che viene prodotto nelle normali stufe. Ci sarà inoltre la raccolta porta a porta due volte all'anno anche di tutti i vestiti usati, e quindi oltre ai contenitori stradali ci sarà proprio una raccolta porta a porta. Sarà aumentato anche il servizio degli ingombranti e sarà proposto anche la raccolta del verde, quindi agli stessi costi dello scorso anno, perché questa qui è semplicemente una proroga di questo contratto. Ci saranno delle migliorie rispetto ai servizi che la cooperativa dava e soprattutto ci sarà un controllo maggiore del servizio più importante, che è appunto quello a porta dei sacchetti, quindi ci sarà anche una notevole vigilanza sugli utenti, perché se c'è da dire che il 90% dei bercetesi si comporta correttamente, c'è ancora il 10% che vuole fare i propri comodi, e sulle questioni ambientali, sui rifiuti, è giusto invece comportarsi in modo civile, di non abbandonare i rifiuti in orari, in giorni e in posti non previsti, come dicevo il 10% della popolazione continua a fare. Per cui adesso finalmente arriveremo anche a un regolamento sui rifiuti, che non esiste, in modo da poter poi sanzionare, e direi in modo esemplare, una volta avvisati questi cittadini indisciplinati. Ecco, ci vuole parlare degli aspetti finanziari, poi io so che per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti raccolti dalla cooperativa Omeo si andrà in gara, non ci si affiderà, o non so se ci si affiderà di nuovo ad Enia. Stiamo rispettando le norme che consentono la proroga. La proroga, come non devono esserci degli aumenti di costo. Enia adesso, con queste trasformazioni REA, come si chiama, eccetera eccetera, IREN, con queste trasformazioni che ci sono state, non è in grado di dirci che ci fa il servizio allo stesso costo dell'anno scorso. Per cui questa parte del servizio ci sarà una trattativa, quindi anche una gara, e chiaramente lo farà un'azienda che ha tutti i requisiti per poterlo fare e a un prezzo minore, perché il nostro obiettivo è anche quello di far pagare tutti, ma di far pagare meno. È già stato un successo con gli aumenti di costi che ci sono stati lo scorso anno presso tutti i comuni. Il comune di Berceto è riuscito a mantenere la stessa tariffa e a dare anche uno sconto del 15% a chi fa il compostaggio, sconto che manterremo anche nel prossimo anno. Ecco, sindaco, un'ultima domanda: l'importo del contratto con la cooperativa Omeo? Siamo sui 250.000 euro più IVA, e che quindi è su basi annuali e non di 10 mesi lo stesso importo dello scorso anno. A questo va aggiunto i costi di trasporto e di smaltimento, che, ribadisco, lo scorso anno pagavamo 161 euro tonnellata. Questo ci deve spingere a produrre meno rifiuti indifferenziato possibile, visto i costi. È sempre bene ricordare che il grano duro costa 12 euro a quintale, mentre ad
esempio l'erba, se fosse smaltita come rifiuto indifferenziato, o comunque il rifiuto indifferenziato costa 16 euro al quintale a smaltirlo più le spese di trasporto, per cui è uno spreco che non possiamo permetterci, non è corretto e direi che non è neanche morale. Abbiamo visto proprio su Parma che c'è della gente, per Berceto forse non è mai successo e spero che non succeda in futuro, che c'erano degli interi sacchi di pane fra i rifiuti indifferenziati. Credo che questo sia un gridare vendetta, un comportamento pazzesco, pazzo dei cittadini dello spreco. Noi dobbiamo invece cercare, per l'ambiente ma anche per fatti morali, di non sprecare le cose che possono essere ancora riutilizzate.